Un abbraccio a tutti gli amici di Die Pro Die. Oggi un microfono strappato a un'altra trasmissione, lo Scroccone. Infatti sono Davide Urgu e oggi mi sto regalando per parlare con Vinicio Togni, titolare del circo Lidia Togni. Esatto. Lidia Togni, possiamo dirlo, è tua mamma? Come no, certo. È mia mamma ed è condotto da mia mamma e i miei fratelli. Ci troviamo a Macomer, quindi Vinicio, possiamo dire domatore e ammaestratore di cavalli. Beh sì, la mia professione è cavalli, ma poi sai, al circo si sa fare di tutto, perciò io diciamo sono il responsabile di tutti gli animali del circo e poi le addestro anche, cioè abbiamo un elefante, abbiamo dei cani, abbiamo di tutto, pappagalli, è uno spettacolo meraviglioso. Partiamo dall'inizio. Vinicio Togni, classe 1900, non lo vogliamo dire perché magari... 63, siamo giovanissimi. Okay. 1963, il circo era diverso dal circo di oggi? Beh, diciamo è cambiato mantenendo le tradizioni, si è modernizzato dalle strutture, partiamo già da quello che sono strutture meravigliose dove la gente hanno tutti una poltrona, voglio dire dalle strutture parte un po' tutto, ma poi gli spettacoli giustamente si sono modificati mantenendo le tradizioni. Il circo giustamente è sempre bello con gli animali, è sempre bello il circo tradizionale e in realtà è quello che poi il pubblico chiede. Una cosa che dobbiamo dire ai nostri telespettatori è che il circo tantissimi anni fa era l'equivalente della televisione di oggi, perché era l'unico spettacolo che arrivava nelle case delle persone. Beh, in realtà possiamo dire che è stata un po' la mamma degli spettacoli, perché una volta c'era veramente solo il circo, quando arrivava il circo in città era il massimo ed era quello il divertimento per tutti. Giustamente poi col tempo c'è stato televisione, altri spettacoli dei equivalenti che sono molto belli, però sai, ti voglio dire che il circo è una cosa che attrae sempre tantissimo, soprattutto poi i circhi di prima categoria sono diciamo un po' la ciliegina sulla torta. Quando un artista nasce al circo, da bambino inizia a fare qualsiasi cosa. Tu con cosa hai iniziato? No, in realtà non è così. In realtà i bambini che poi nascono al circo sono figli dei proprietari o degli artisti stessi. Beh, alla mattina te sai che ci sono tutti i giorni gli allenamenti e loro vivono queste mattinate come un gioco, vedendo i genitori o gli amici dei genitori che si allenano. E da lì vediamo il bambino in realtà quello che sceglie di fare nel suo futuro, perché si avvicina alle cose che a lui piacciono di più. Il circo non è un lavoro obbligato, diciamo che lasciamo fare veramente l'istinto, perché in realtà è una vita abbastanza difficile e soprattutto quello che noi facciamo dobbiamo sentirlo dentro, avere una passione che ci accompagna. In questo caso i bambini si avvicinano, magari è figlio dell'addestratore di cavalli, però sceglie di fare il clown. Bene, questo non viene vietato, anzi viene aiutato a diventare sempre migliore. E sai, c'è una legge nel circo che i nostri anziani diciamo sono tenuti come perle sacre e sono loro che danno i contributi ai bambini, il sapere dei bambini viene dato da queste persone.
e perciò la mattina imparano un po' la vita del circo, poi vedendo i genitori e gli amici che comunque durante lo spettacolo fanno divertire il pubblico, beh, ammirano di diventare loro al posto dei suoi genitori. Parliamo di Vinicio, ammaestratore e domatore. Che rapporto hai con gli animali che ammaestri? Beh, guarda, è difficile spiegarlo perché dovrebbe essere accompagnato dalle immagini. I nostri animali ne abbiamo, prima di tutto abbiamo degli animali meravigliosi. Abbiamo fatto una selezione anche in questo perché non abbiamo degli animali super, diciamo, protetti. Abbiamo degli animali abbastanza semplici e soprattutto poi nelle sue nazioni di origine sono calcolati dei domestici. Però il bel sistema, il bel trattare ha dei grandi risultati. Immagina che gli animali sono esattamente come i bambini nei primi suoi anni di vita. Giustamente, se c'ha dei genitori bravi ci permette di diventare dei bravi bambini e poi viceversa nella crescita. Noi le trattiamo non bene ma benissimo, ma la cosa molto bella si vede quando fanno spettacolo, il rapporto che c'è. Giustamente si sente molta polemica sul circo, con gli animali, si sente tantissimo, ma giustamente non siamo, prima di tutto, un popolo di gente perfetta, siamo persone normali, c'è chi sbaglia e chi invece fa le cose per bene. Ma i risultati poi si vedono, perché noi questi animali non è che li teniamo nascosti, li presentiamo al pubblico e il pubblico se ne accorge immediatamente se sono animali stressati, maltrattati, si vede benissimo. Un animale non riesce a organizzarlo in poche ore per presentarlo al pubblico, devi tenerlo bene per anni. E il rapporto che abbiamo noi, poi diciamo che questo è un circo un po' speciale quanto riguarda il fatto degli animali, perché la passione parte proprio dal proprietario che sono io e perciò sono sotto la mia custodia anche quelli che vengono, diciamo, sono sotto contratto e vengono da tantissime nazioni del mondo. Però per entrare da Lidia Togni bisogna che stanno bene gli animali, che sono trattati benissimo, se no non possono lavorare qua con me. Una cosa che mi ha incuriosito tantissimo in questi giorni: ho visto Paul Ball Circus, la trasmissione di Paul realizzata nel tuo circo, ma com'è mai questa cosa? È vero, beh, con Paul siamo diventati grandi amici e fin da subito, come è venuto a vedere le mie nuove strutture quando sono arrivato qua in Sardegna, ha riscontrato che era un circo meraviglioso, adatto a fare tantissime cose, perché assomiglia molto a un palazzetto dello sport, non è proprio il circo tradizionale all'interno, dove gli spazi sono notevoli, poi si arriva a fare contatto con il pubblico senza problemi perché non abbiamo barriere che dividano. E perciò fin da subito mi ha detto: Vinicio, guarda, il mio sogno sarebbe di fare una serata qua con voi e fare un Paul Ball Circus. E poi, sai, stando a sedere, parlando un po' con lui e cose, è nato tutto questo. Beh, è stata una bella serata, una serata fatta prima di tutto fra amici, con un bel riscontro. E poi la cosa molto bella è che Paul è bravissimo, perciò ha preso in mano questa serata con una grande facilità. La cosa molto bella è che quando cantavano abbiamo aggiunto alle canzoni, magari c'erano delle canzoni molto belle, spagnoleggianti, c'erano i cavalli che ballavano e i cantanti dietro. Abbiamo fatto uno spettacolo veramente bello ed è stato un grande successo. Però un consiglio vorrei dare a Paul, se ci sta seguendo in questo momento. Paul, la prossima volta che fai Paul Ball Circus, ti devi vestire anche tu da domatore, perché è importante, giusto? La divisa del circo è importante. Questa era una sorpresa che ci avevamo già preparato al Paul. Stivaloni da domatore e da presentatore cilindro senza coniglio sotto. Con la parlantina, arrivate signore e signori. È bravo, come facevamo noi al tempo, è vero, ma è bravo. Paul ha preso in mano una cosa, ma è stato bravo sia sul suo settore, che i cantanti era un po' il suo settore, ma anche nel campo del circo. Sembrava un compagno mio che l'avevamo fatto da sempre. Prima di salutarvi vorrei che Vinicio vi desse un'anteprima sugli spettacoli che dovete fare prossimamente, vai. È vero, ma per Pasqua siamo a Nuoro, che è una tappa molto importante, poi sarà uno spettacolo meraviglioso. In questi giorni ci troviamo a Macomer, nei prossimi giorni, nelle due settimane seguenti, saremo a Ghilarza e a Bosa e poi a Nuoro per Pasqua e poi in tutta la Sardegna piano piano. Benissimo, quindi amici di Die Pro Die, ci vediamo prossimamente, un bacione a tutti da Davide Urgu e da Vinicio Togni. Ciao!